Beh, la macroregione perché il 2020 è un anno particolare, è un anno di anniversari dall'accordo fatto in Ancona che gettò le basi della macroregione fino al gemellaggio fra la città di Ancona e di Spalato che compirà 50 anni nel 2020. Ma la sostanza è quella di un protocollo che vuole sviluppare atti specifici che riguardano scambi culturali fra le persone, i giovani in modo particolare, le competenze, la conoscenza, ma che ha bisogno per potersi attuare di collegamenti stabili. Oggi abbiamo analizzato il quadro dei collegamenti e è più facile da Spalato andare a Londra che venire in Ancona e oltretutto spendendo molto molto meno. È evidente che serve qualcosa che vada al di là dell'interesse chiaro che si manifesta per i trasporti dei camion come oggi avviene con i traghetti piuttosto che i passeggeri nei periodi di vacanza, ma qualcosa di stabile che possa creare fra le due comunità un collegamento che esce da una dinamica puramente commerciale e diventa invece la base per ogni tipo di scambio. E allora lo sguardo verso l'aeroporto, in modo particolare quello di Spalato che fa tantissimi passeggeri in particolare il periodo dell'anno, il nostro che ha una opportunità in questo periodo di vedere finanziati dei collegamenti fra diverse comunità, un'occasione che non vorremmo perdere, stimolando le compagnie aeree a guardare con interesse una start-up in termini di collegamento che può dare sicuramente già soddisfazioni d'estate, ma poi, come è capitato spesso con altri voli, guardare tutto l'anno. E con le compagnie di navigazione per allungare i periodi e coprire di più il collegamento fra i due territori proprio per necessità di un ulteriore sviluppo. Quindi molta concretezza, diciamo l'ottica, la prospettiva della macroregione e quelle necessità che attraverso la programmazione dei fondi europei dei prossimi 7 anni, piuttosto che da appunto, scelte specifiche delle amministrazioni, si possono generare per dare quella quotidianità, quel collegamento che fra due realtà che stanno a 150 km distanza oggi è veramente molto limitato e da un limite invece potremmo ottenere una grande opportunità.